La bolletta dell'elettricità nell'ultimo trimestre 2023 per il tipo di protezione nella protezione. Aumenta del 18,6. L'ARERA comunica questo, spiegando che 28,29 centesimi euro per kWh il tasso calo 57 rispetto al 66,01 centesimi del quarto trimestre 2022. Da ottobre-dicembre ci sarà un contributo straordinario, in aumento con i membri numero o famiglia. Dati automaticamente coloro che già ricevono il bonus elettrico, ovvero famiglie con livello ISEE fino a 15.000 euro, per un valore totale 300 milioni euro. La misura implementa il decreto approvato dal CDM del 25 settembre. La spesa per l'elettricità per la famiglia tipo nell'anno scorrevole rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente, calcola l'anno ARERA, considerando anche il consumo associato ad ogni trimestre. È vero che i prezzi dell'energia non mordono l'aggressività un anno fa, ma le oscillazioni sono un'indicazione di un settore energetico ancora alla ricerca del suo equilibrio, con inevitabili riflessioni nel conto anche a causa stagionalità che stiamo mettendo in contatto quindi il presidente ARERA, Stefano Besseghini, in occasione della comunicazione dell'aumento bolletta dell'elettricità. Anche senza lo stimolo di prezzi elevati note è importante in questa stagione invernale prestare molta attenzione al contenimento del consumo e, per quanto possibile, sviluppare investimenti nell'efficienza energetica.